Prima cosa, ha avuto molto successo queste body cam, evidentemente sono state immediatamente recepite dagli agenti delle forze dell'ordine, dai comuni. Noi abbiamo avuto 2200 accessi al bando, che si è chiuso il 7 agosto scorso, e visto il successo il Consiglio regionale ci ha aumentato la dotazione da 300 a 400 mila euro per queste body cam. Quindi avremo il 5 ottobre ci sarà la graduatoria e avremo e finanzieremo più domande, soprattutto di quei comuni, unioni di comuni, consorzi di comuni che hanno partecipato, perché sono privilegiati rispetto ai grandi comuni dove già molti di loro in alcuni casi hanno già una idea, come Milano, che ha già finanziato queste body cam, anche se ancora oggi non abbiamo visto in giro i vigili attrezzati con queste telecamere. Ecco, lei ha detto che poi nei prossimi mesi ci sarà anche un'iniziativa per la sicurezza stradale. Esatto, poi noi come è stato fatto negli ultimi 34 anni, ci sarà un'iniziativa di controllo stradale verso la metà di ottobre, in cui andremo in molti comuni della Lombardia a fare dei controlli e su sostanze psicotrope e su alcol, ma anche controlleremo molte attività commerciali, soprattutto quelle di carattere etnico, che sono aperte anche, che so io, all'una, alle due di notte, perché i controlli verranno fatti nella notte di un sabato, in cui andremo a controllare il perché bar, macellerie, centri massaggi sono aperti alle 2 alle 3 di mattina. Okay. Senta, invece un'ultima domanda, sempre nel piano sicurezza del Ministero dell'Interno, lei vuole che venga inserito un aspetto particolare? Cos'era? Era forse della Taser, forse? Sì, no, noi faremo nel 2019 faremo il bando sui taser per i vigili, ovviamente, sullo spray al peperoncino, e stiamo valutando l'ipotesi dei giubbotti antiproiettili da dare alla vigilanza urbana. E, visti i tempi, e soprattutto perché i vigili sono polizia di prossimità, e i giubbotti antiproiettili sono utili. A Milano, davanti a Palazzo Marino, i vigili hanno i giubbotti antiproiettili, almeno. E quindi vuol dire che c'è un problema. E noi vogliamo dare al maggior numero di polizie locali della Lombardia la possibilità ai vigili di essere tutelati in casi, speriamo mai, ma possono accadere, come quelli che sono accaduti in tante città europee.